non ho smesso, però sono in destra. Finché mi diverto, finché... Allora io dico sempre che sono... mi sento. Quanti anni hai? 51. Ah, ma a l'ultimo anno arbitrato? Sì, sì, io sono in deroga e credo e spero di andare in deroga anche il prossimo anno. No, 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 ma lì è la parte in causa. Quando lei avrà, allora, facciamo prese a 70 anni, una bassa a 1, lei è sicuro di non essere in grado? Sì, io lo dovrei chiedere fra 18 anni. Poi al di là che mi sento io, no, no, però Carmelo, mi sento in condizioni psicofisiche e mi diverto. Però mi aiuti in questo, no? Cioè faccio un esempio, sì, faccio un esempio. Il Stefano Cazzani, che è ancora in attività, di Venezia, teste Cazzani. Esatto, la famosa coppia. O il Umberto Chiesa, ma lei mi sta riprendendo? No, mi scusi. Ciao, no, no, ciao, come dirlo? No, no, pensavo. No, 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 no. Roberto. Anzi, vede che ha opzionato un'altra telecamera per far vedere. Sono, che conosco di meno. Sono persone che fisicamente sono sempre state integre, reggevano il campo benissimo. No, no, ma al di là di singoli nomi. O meno, e dipende dalle varie persone, cioè nel senso che sì, certo. Di noi. Però non è riduttivo, anche perché, occhio Carmelo, mi dice il match più importante, il playoff arbitrato quest'anno, sì. Una finale no? No, finale ero semi. In stand-by, però se ne sono gli ultimi 3 minuti perché si vabbè, vabbè, ma semifinale, arbitrato semifinale. Sì. Onestamente, a 60, i sessantenni migliori, io appartengo a questo pensiero, non la finale, ma un quarto, retrocedi, capisce? Come quando a me dicono, Vanni, non fare 40 minuti, dico, non è, lei a 60 anni esclude una 2, una media 2, largo ai giovani da una parte, ma la base c'è, cioè lei è sicuro quando smetterà, per limiti di età, non ne daranno più la deroga, che un arbitro qualsiasi di B sia migliore di lei, io lo escludo, anche di A2. Gli arbitri sono insieme a 1 e a 2? No. No. E quanti siete in A1? 50? Quanti siamo? No, siamo 35. Poi, ha fatto bene il terzo o ha fatto male? Il terzo arbitro. Allora, quando si ragiona di playoff, credo che ci sia poca differenza tra primo e secondo. No, intendo, se in 3 si arbitra meglio con 2. No, sicuramente si copre di più il campo. Poi mi aiuti, gli NBA sono 3, da una vita. Mi dice la percentuale di incidenza, se lei fa il terzo, psicologicamente incide infinitamente di meno rispetto a quando fa il secondo e il primo? No, è uguale. Comunque ogni arbitro ha delle zone di competenza e quindi che sia primo, secondo, terzo dovrebbe intervenire a seconda di quello che è il numerino. Il VAR andrebbe usato di più, sa che nel calcio noi è distante. Sì, si dovrebbe usare di più o di meno? È uno strumento che ci aiuta a sbagliare il più possibile. Si va a salutare. Devo dire che sta migliorando. Il problema nostro degli stand play è che non sempre quando andiamo a vedere le immagini sono quelle che vengono viste a casa. Ah, perfetto. Sorrido perché e questo poi porta allora, noi siamo già anche perché la gente al palazzetto ha il telefonino, se non si blocca la connessione qualche minuto vede, dopo vede chiaramente qualcosa che magari non vediamo. Loguzzo, a me piace scherzare, le è mai capitato un appostamento fisico di quelli che faccio io? Intendo, mi piacerebbe raccontare la persona, filmo che se ne va via, ma è una roba diversa, un appostamento fisico di tifosi che non accettano verdetti, mai, non capita da molti anni, no? Mi è successo soltanto due, se vogliamo chiamarli così, in carriera, tutta la vita. Che anni erano? Diciamo abbastanza, uno parecchio in là e uno abbastanza recente. Diciamo dove, no? No, ma a uno o a due? Allora, no, a uno. È successo diverse anni fa, a due che a fine partita abbiamo visto che c'era una macchina che ci seguiva. Divertente. Però fortunatamente c'era la polizia e ci ha ascoltato fino alla... Aspetta, Carmelo.